Let me see you scrub it. Salve a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi sono qua con un nuovo mod review per Farming Simulator 2015 e oggi vi presento questo carro da stoccaggio, ecco, per cereali e diciamo tutte le colture, a parte vabbè, trinciato, quello ovvio, e della Bergmann, che è stato fatto da Big Boss Modding, quindi ringraziamo moltissimo anche lui perché ha fatto un ottimo lavoro. L'avevamo già notato, mi sembra, nel 2013, perché se non sbaglio c'era già una cosa simile, era simile a quello che forse avevano fatto marchiato Case, se non sbaglio, o forse più che Case era rimasto come questo qua del raccogliegrano, quindi l'Orsch, anzi, anche se questo qua comunque ha un asse, solo ha un asse, invece questo qua, diciamo con tre assi, va andate già piuttosto bene. Devo dire che come dettagli è tutto fatto anche davvero molto bene, c'è questa specie di pannello comandi che è diciamo di figura, perché da come l'ho visto non c'è questo script come era messo anche per esempio per la Bossini. Come dirt non l'ho ancora testato, ma so che c'è, quindi lo testeremo più avanti. Texture sono davvero molto belle, anche se comunque sono quelle normali, come vedete, diciamo sono texture normali prese da Carrie Bergmann, diciamo quelli, anche quelli originali per esempio avevano, mi sembra, ripristinato da quelle del 2013. Abbiamo anche la PTO attaccabile, che dopo andiamo anche a vederla, e niente, questi tubicini anche qua con questa specie di griglia che credo sia fatta apposta per diciamo bloccare i tubi, come vedete quando poi si agganciano i tubi andranno attaccati al trattore, ed è una cosa molto bella. Come vedete c'è il condotto che può essere anche alzato e regolato a piacimento, oltre che alzarsi questo, diciamo non rimane, oltre che ad avere questo, ha questo, diciamo, altro condotto che viene, che può essere, come dire, può essere spostato in maniera come volete voi, quindi dipende in base al carro che volete e che avete a disposizione, e può essere regolato tramite o tasti del mouse o J e N. Sempre plane e dinamico, come vedete, è anche molto bello perché per esempio se scaricate in questo punto qua si forma la come posso dire, la cunetta, come noi diciamo la cunetta del di quando viene rovesciato, ecco, il cereale, e se potete anche rovesciarlo qua e rivengono due cunette, non è come semplice, come il normale plane, ecco. Come vi ho già detto, plane dinamico molto bello, anche abbiamo il telone che può essere richiudibile tramite il tasto N quando siete sul trattore, ecco. E altre, avete anche gli assi, vabbè, gli assi sterzati che dopo andremo anche a vedere, che possono essere bloccati o tenuti, diciamo, liberi. E niente, allora passiamo subito un attimo alla presentazione dei comandi del carro. Quindi andiamo un attimo a provarlo. Ecco, come vedete, appena lo agganciate vi richiede di attaccare la PTO. Quindi uscite dal trattore, vi avvicinate, tramite il tasto Q l'agganciate, così almeno evitate di andare in giro senza PTO. Come vedete, vi ho già detto, potete chiudere, è richiudibile col tasto N, e abbiamo anche detto che tramite il tasto M possono essere bloccati gli assi sterzanti, come vedete mentre curviamo non si girano, ecco, però per permettere la diciamo lo sterzamento molto più maneggevole, ecco, potete utilizzare gli assi sterzanti che, diciamo, vi aiutano nelle curve, ecco.
Devo dire che l'hanno fatto molto bene. Quindi complimenti a Big Boss. Adesso proviamo un attimo a scaricare dalla trebbia, anche se è lo stesso, ma passiamo in mezzo al mais, giusto per farvi vedere, ragazzi. Aspettiamo un po'. Ecco qua. Come vedete, plane dinamico, fatto anche piuttosto bene, come vi ho già detto prima. Abbiamo anche la luce sul condotto che adesso andremo a vedere scaricando il mais in un altro carro. Ecco, ora possiamo recarci sul cassone, sul rimorchio per scaricare. Quindi con il tasto O aprite il condotto, quindi lo fate, diciamo, lo estendete. Ecco. Poi, come vedete adesso, io utilizzo un carro un po' più piccolo. Quindi voi, o tramite con il mouse, potete abbassare o alzare il vostro condotto. Come vedete, poi vi spostate sotto al vostro camion. Come vedete, incomincia lo scaricamento. Per esempio, adesso ho utilizzato questo container, ma si potrebbe utilizzare qualunque camion vogliate. Ecco, come vedete, potete anche alzarlo un po' per dirigere un po' la direzione. E niente, quindi. Ops, velocità. Per questo mod review è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi ragazzi. Il link di download è sempre in descrizione. Niente, alla prossima. Ciao ciao!